Sento lontani i tamburi del carnevale di Dio, o forse è solo un temporale in arrivo. Tira forte il vento sui teloni del mercato e Narciso continua a vendere specchi alla sua tribù. E una donna infeltrita nel suo morbido maglione di lana compra un pensiero a sua figlia che poverina studia sempre, ma non sa che si fa di eroina. E appena esce di casa le dà ancora della puttana. Schivo un mendicante buttandomi di lato, e in ginocchio lì per terra in lettere anche laureato. Ma forse preferisce avere in faccia i piedi della gente che spiegar qualcosa a chi non gliene fotte niente. Scarto un cinesino che mi vuol vendere mutande, sbatto in faccia un marocchino e lui di cose ne ha tante. Un marinaio nascosto che non vuol più ripartire perché ha visto in maggio negli occhi di una donna le colline fiorire. Ma un ritrattista, ritraendolo, disegnò il mare e lo convinse a ripartire. Cerca la pace dentro un bar, ma c'è la gente che si sa, così continua a camminare per arrivare a casa sa. Ma la strada è ancora lunga e incontro gente di ogni tipo. Per esempio, un eschimese che a lui il pesce fa schifo. Ho una ragazza troppo bella per tutti, che un bel giorno è impazzita e ha cominciato a baciarsi da sola, perché per sé, secondo lei, erano brutti tutti. Certe vie invece non hanno sbocco e percorrendole al contrario sembra tutto un altro posto. Sono le vene della città e noi il suo sangue a camminare. Per altri son solo marciapiedi costruiti con su scritti dei no. In certe vie puoi comprare quel che ancora ti manca, in altre perderti e urlare non è abbastanza. In certe vie puoi rischiare la vita, o forse peggio trovarne una appena nata, abbandonata. Ed è così che cambi opinione sulla pena di morte, dandole ragione.